Squadra che vince non si cambia ed è questa la filosofia che contraddistingue il marchio Mitsubishi con ASX, una vettura che è piaciuta al pubblico sin dalla sua prima comparsa sul mercato. Noi siamo tornati con piacere a provarla con la prova su strada della settimana. Grazie Elisa per la linea e buonasera a tutti voi carissimi telespettatori di Safe Drive. Siamo giunti al momento della prova su strada della settimana e per il nostro test drive saliamo a bordo di una vettura ben consolidata all'interno del mercato internazionale dei SUV di medie dimensioni. Mi riferisco, la vedete qui alle mie spalle, a Mitsubishi ASX. Poco più di un anno fa ASX ha subito un lieve restyling che però non ne ha stravolto molto il design. Linee tese ma molto pulite, un fare robusto, decisamente solido, anche se lo diciamo il suo biglietto da visita è questa mascherina anteriore dalle grandi dimensioni. 4,3 m di lunghezza per 1,7 di larghezza gli consentono un ampio uso anche in città. Il bagagliaio però è discretamente capiente, passa da 440 litri a oltre 1200 abbattendo i sedili posteriori. Noi oggi proviamo la versione con il motore 1.6 diesel, 114 cavalli, cambio manuale a 6 marce e con la trazione integrale. La seduta di guida rialzata e l'ampio parabrezza consentono un'ottima visuale della strada. Il posto di guida risulta quindi comodo, così come sono comode le sedute degli altri passeggeri che hanno a disposizione ampio spazio per muoversi. Il motore, questo 1.6 diesel con 114 cavalli, insomma è abbastanza silenzioso pur essendo un motore a gasolio ed è accreditato di una percorrenza di 20 km con un solo litro di carburante. Interessanti anche le emissioni di CO2, infatti la casa giapponese dichiara un'emissione di 132 grammi per chilometro. Tra il sedile del guidatore e quello del passeggero c'è un comando attraverso il quale è possibile inserire la modalità con cui ci interessa viaggiare. Due ruote motrici, quattro ruote motrici oppure lock. Semplicemente digitando, schiacciando questo bottone andiamo a inserire la modalità che più ci interessa e poi ASX pensa a tutto il resto e quindi va a calibrare gli organi di trasmissione per fornire la maggiore trazione a seconda delle condizioni di marcia più impegnative. In conclusione, Mitsubishi ASX è un'ottima vettura per famiglia. Interessante anche il listino prezzi che nella versione d'ingresso parte da 19.500 euro. Se invece volete acquistare la versione come quella del nostro test drive, bisogna spendere 26.000 euro.